Wilson Blade V8, ecco la nuova versione, quindi il best seller Wilson, una delle racchette più vendute, più apprezzate, quindi dell'azienda americana. In questo caso si rinnova esteticamente, non solo esteticamente, c'è questo nuovo colore, questo verde cangiante molto apprezzabile, molto bello, che rinnova quindi il DNA, quindi l'estetica DNA tipica ormai tutti quanti tra i Wilson. In questo caso colore unico fino quindi a tre quarti di racchetta e poi la testa in nero, molto elegante, molto particolare, con questi giochi di colore sotto la luce. Parliamo di come va, è una racchetta che riduce un pochettino l'inerzia, scende quindi da 333-334 punti della versione precedente a 325 a regime normale, quindi a racchetta in piene specifiche. Racchetta quindi più maneggevole, più duttile, più facile, un filo da spingere di più, ma conserva comunque una buona potenza, perché la rigidità sale da 62 a 65 punti, quindi la racchetta sa esplodere sul colpo, ma va un filo incentivata di più perché permette uno swing sicuramente più veloce e più facile rispetto alla versione precedente. Chi ama la racchetta più mattone, più piena, più carica, apprezzerà sicuramente in più V7. Chi vuole una racchetta un po' più aggressiva, un po' più veloce da sfruttare, amerà sicuramente V8. Come si comporta? Solito grande controllo di blade, buone rotazioni, migliori rotazioni rispetto alla versione V7, perché la racchetta è più veloce da muovere, quindi permette di fare più di braccio, e in generale comunque il feeling torna un pochettino alle origini di blade, quindi un po' più crisp, con questo dato appunto di 65 ra che trasferisce molto bene l'impatto. Gran racchetta, al solito di blade si può dire solamente bene, una racchetta agonistica, anche se con questa riduzione di inerzia permette, diciamo, un utilizzo anche ad una fascia di utenza leggermente più bassa rispetto a prima. Recensione completa su tennistest.com. Ciao!